considerare anche i tempi. D'accordo, avrebbe dovuto decidersi. Vedi, non è che Vincenzino non abbia un lavoro e non faccia nulla. Quello che mi preoccupa è che non ha una posizione chiara. Ma tutti i giovani cresciuti durante la guerra sono un po' sfasati. Non è colpa loro, ma ad un certo punto trovano la via giusta. Speriamo. Ah, voi state qua. Che c'è, Ferdinando? Per poco non faceva la fine del pollo. Ferdi, a che punto stanno? Wonderful. La metà del panfilo è già stata verniciata. Hanno cominciato dalla pompa. Domani il panfilo sarà finito. Bene, allora va a casa ad avvertire Maria che stiamo per arrivare. La signorina Maria non c'è. Ma che dici, Ferdi? Come non c'è? E se vi dico che non c'è, non c'è. Come vi posso dire che voi sarete nonno, nonno? Ferdinando, tu vuoi pazziare? Mister Gennaro, io non pazzio. Voi sarete nonno e presto. Ho visto con questi occhi la signorina Maria e il signor Alberto. Ah, donna lei che c'è? Scusa, stavo scivolando. Ah, dicevo, la signorina Maria e il signorino Alberto sembravano due piccioncini. Ah, donna lei, ma questo è un calcio. Ho capito. Goodbye, bye bye. Questa sì che è grossa. L'altro giorno la miss, oggi i piccioncini. Ferdi! Ah no, mi è venuto un torcicollo. Sentite, signorina Maria. Ferdi, trattiene Don Gennaro un momento. Tu vieni con me, Maria. Don Gennaro, sentite! Don Gennaro, una parola! Sentite, Don Gennaro, sentite! Ecco, vedi, quello è il conservatorio. Viviana uscirà a momenti. Appena le dirò che ci ha invitati a pranzo, non starà più in sé dalla gioia.